presidente della commissione antimafia Rosy Bindi ha parlato a Trapani del desiderio di convocare i gran maestri delle gran logge regolari, io ho detto subito sì, ho scritto una lettera e per il 3 agosto sono stato convocato e ben volentieri risponderò alle domande che mi porranno i 35 commissari della commissione parlamentare. Stefano Bisi è il Gran Maestro del Grand Oriente d'Italia dall'aprile del 2014. Rosy Bindi, presidente della Commissione parlamentare antimafia, lo sentirà domani, 4 agosto. Il capo della massoneria italiana col più alto numero di iscritti è chiamato a spiegare i presunti rapporti tra logge calabresi e 'ndrangheta. Ciò che dirà alla Bindi, Stefano Bisi lo ha anticipato in un'intervista rilasciata al sito giornalistitazione.it. Dirò che non c'è contiguità, che la nostra è una comunione di 23.000 fratelli, ce ne sono molti in Calabria, circa 2.600, e in Sicilia circa 2.200. Conosco quello che fanno, conosco come operano, anche quanto sono impegnati in azioni di solidarietà esterna. Per il Gran Maestro del GOI, la massoneria non ha nulla a che vedere con la criminalità organizzata. Anzi, proprio il libero pensiero che propugna è di per sé un antidoto contro le mafie. Da noi ci sono uomini liberi che parlano nelle logge, che hanno la possibilità di confrontarsi su temi filosofici, storici, spirituali. Quindi credo che queste inchieste di cui si parla non riguardano il Grande Oriente d'Italia. Alla domanda di Giornalisti d'Azione sul motivo della riservatezza di cui si avvalgono gli iscritti alla massoneria, Bisi risponde così. Volete che i massoni vadano in giro con una fascia al braccio? Facciano una legge, chi vuole questo, e ci adegueremo. Infine, per Bisi, la massoneria ha la capacità e gli strumenti per evitare infiltrazioni mafiose nelle logge regolari. Il proselitismo che facciamo è molto severo, molto severo. Chiediamo a tutti gli coloro che bussano al Grande Oriente d'Italia per essere ammessi tra noi il certificato dei carichi pendenti, il casellario giudiziario.